Siamo rientrati con 124 nel mondo rally 2 anni fa, è stato sicuramente un anno di avvicinamento, abbiamo lavorato molto, infatti in questa nuova stagione siamo tornati più organizzati, più preparati, ma anche più veloci e più affidabili. Il lavoro ci ha dato ragione, 124 già con qualche gara di anticipo ha portato a casa il campionato mondiale di categoria RGT con più di 40 successi di categoria, ma anche con tanto divertimento. Infatti è una vettura che con trazione posteriore, freno a mano e guida di traverso ha saputo dare davvero grande divertimento a tutti gli appassionati. La Targa Florio è stata anche l'occasione per rinnovare la gamma di 595, in particolare con le nuove versioni turismo e competizione, in cui mettiamo in risalto le due anime del nostro brand, non solo quella più corsaiola nota al grande pubblico, ma anche quella più legata allo stile e al design, quindi con competizione e turismo. Nuovi gli interni, nuovi colori, nuovi tanti particolari, ma su tutti vorrei evidenziarne uno: lo scarico Record Monza, oggi disponibile su competizione, farà davvero piacere agli appassionati. Così la strategia di prodotto e di marketing ci sta dando ragione. Abarth è tra i marchi che crescono quest'anno, più 15% rispetto all'anno scorso, e la buona notizia è che non cresciamo solo in Italia. Spagna quasi 40% in più, Francia e UK quasi 30%, cresciamo anche in tutti gli altri mercati.